Ha preso il via oggi la Convention Nazionale per la Scuola Smart Education and Technology Days, in programma fino a venerdì a Città della Scienza. Tre giornate di laboratori e seminari che coinvolgeranno le scuole di ogni ordine e grado, ma anche insegnanti, istituzioni pubbliche e aziende. Obiettivo è potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico. La manifestazione vuole essere occasione di confronto tra buone pratiche e mette in primo piano le richieste dei giovani e le tendenze per la scuola del futuro. Con l'assessorato all'istruzione del Comune si è tenuto questo pomeriggio un incontro con docenti, insegnanti, studenti per discutere sulle politiche di inclusione scolastica degli ultimi anni. Il lessico dell'inclusione secondo noi va sottoposto ad una seria analisi critica per capire quali sono le fratture che vanno impedite, quali sono le reti che vanno create, quali sono le alleanze necessarie e di per sé non sufficienti e soprattutto in che modo tutto l'investimento finanziario che viene fatto dal Ministero, dalla Regione, dal Comune possa andare a buon fine perché i ragazzi imparino di più, sempre meglio e siano contenti di essere a scuola. È necessario creare le condizioni perché ciascuno si senta importante, questo in tutti i contesti, nella famiglia, nella scuola, nello Stato, nelle istituzioni. È necessario capire come ciascuno di noi ha la possibilità di contribuire allo sviluppo della società e del gruppo in cui lavora. Interessante nel corso del dibattito il racconto di un'esperienza di collaborazione tra due istituti scolastici di periferia che da 2 anni condividono un progetto artistico ambizioso. All'orchestra del comprensivo ad indirizzo musicale Bonghi di Gianturco si è unito il coro del 48° circolo didattico di Barra, una squadra di un centinaio di ragazzi che ha già ottenuto diversi e importanti riconoscimenti. Questa relazione tra le due scuole è nata nell'ambito di un percorso comune, è nata da un'idea comune che è quella della musica con un linguaggio comune e insieme abbiamo lavorato molto, prima singolarmente, poi insieme con l'energia di questi ragazzi che nonostante in una zona diciamo periferica danno tantissimo per la musica e affrontano anche dei progetti di musica che loro non conoscevano, che è la musica classica, la musica sinfonica. Io parto sempre dalla considerazione che quello musicale è un universo e si può partire da vicino all'universo, quello dei ragazzi, per poi, ecco, come dire, espandere le proprie conoscenze e quindi portare avanti discorsi anche di tipo significativo. E sicuramente l'esperienza che noi abbiamo fatto con la Bonghi è un'esperienza significativa. Ovviamente c'è una crescita sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista umano in generale.